Quello della Biblioteca Apostolica Vaticana non è solo un tesoro da custodire, ma un patrimonio di conoscenze in continua evoluzione. In essa, da più di 5 secoli, dialogano culture differenti, suscitando tra gli studiosi nuove ed avvincenti scoperte. Recentemente è stato raccolto il frutto di una collaborazione iniziata nel 2008 fra l'Università di Lingue Straniere di Pechino e la Biblioteca dei Papi. Ecco pubblicati i primi 44 volumi della collezione delle opere storiche e letterarie cinesi di epoca Ming e Qing, dal 1368 al 1911, contenute nella Vaticana. Testimonianze preziose dell'incessante attività dei missionari in Oriente, autentici ambasciatori della cultura occidentale nel mondo. Furono loro i promotori di un fitto scambio di testi tra Europa e Cina, traduzioni utili per l'evangelizzazione e per consentire la trasmissione di tecnologie, filosofie e tradizioni fino ad allora sconosciute. Oggi molti di quei testi fanno parte di un progetto che prevede la pubblicazione in formato anastatico di 4 serie di volumi tra manoscritti e stampati, per un totale di circa 700 titoli. Con noi il viceprefetto della Biblioteca Vaticana, Ambrogio Piazzoni. Mentre in Cina si stanno facendo ricerche per la ricostruzione della documentazione relativa all'ultima dinastia di imperatori, la dinastia Qing, si è scoperto che di molti libri prodotti in Cina, realizzati in Cina, non c'era copia in quel paese, ma ne esistevano invece copie qui alla Biblioteca Vaticana. Ricerche approfondite hanno poi mostrato che abbiamo circa 1200 testi rari o addirittura in qualche modo unici sopravvissuti qua. La scelta delle opere da pubblicare e da riprodurre in questa collezione è stata dettata da alcuni criteri, anzitutto quelle che non ci sono in Cina per nulla e poi quelle che sono più rare da trovare, che quindi sono molto molto rare anche sul territorio cinese, anche nelle grandi biblioteche che pure loro hanno. La cultura conosce le vie del dialogo e la Biblioteca Vaticana mantiene fede alle parole con cui Papa Niccolò V la istituì più di 5 secoli fa per la comune utilità degli uomini di scienza. Nell'attività di tipo religioso svolta dai missionari è molto importante anche l'opera di spiegazione della religione cristiana. Qui abbiamo un esempio molto interessante di padre Giulio Aleni, che scrisse quest'operetta che in latino è intitolata Rerum Omnium Vera Origo, cioè la vera origine di tutte le cose. È un trattato piuttosto lungo, l'originale è composto di una ventina di volumi, questo che io ho in mano è il primo, in cui si espone la dottrina cristiana sulla creazione del mondo e su Dio, messa in relazione con la mitologia cinese che viene in qualche modo discussa o qualche volta se ne dimostra la irrazionalità e così via. Ed è un tipo di operazione culturale che ha avuto un certo effetto, perché molti furono effettivamente i cinesi che si convertirono al cristianesimo, specialmente nelle classi più colte e più alte, che erano quelle che avevano per prime incontrate il mondo dei gesuiti e dei cristiani.